Eccoci qua, buonasera a tutte e a tutti. Vi do il benvenuto. Io sono Martino Gozzi, sono l'AD della Scuola Holden e sono qui questa sera con John Banville, seduto qui alla mia destra. Vi chiediamo anche scusa per il ritardo, ma John è reduce da un lungo viaggio in treno con un ritardo dovuto a un incidente e accanto a lui c'è l'interprete di questa sera che è Sara Cuminetti. Parto subito dicendo che John Banville è uno dei più grandi autori irlandesi viventi, anzi no, è uno dei più grandi autori viventi tout court, a prescindere dalla nazionalità. E se siete qui questa sera probabilmente già lo sapete. È un autore molto prolifico, ha cominciato a scrivere, il primo romanzo suo è stato pubblicato nel 1970. E nel 2005 ha vinto il Booker Prize, il premio, il più grande riconoscimento per i libri usciti in lingua inglese, per il romanzo Il mare. L'occasione che lo porta qua è l'uscita per Gwanda, l'editore che ha pubblicato tutti i suoi libri precedenti, di questo Il dubbio del killer. E io ve lo confesso, sono emozionato all'idea di avere la possibilità, il privilegio e l'onore di parlare con il signor Banville questa sera. Lo dico subito anche questo, magari qualcuno di voi l'ha già letto il libro. Se dovessi sintetizzare la mia esperienza di lettore di questo libro, non avrei dubbi e userei la parola piacere. Questo è un libro che regala al lettore, alla lettrice che lo prende in mano un grande senso di piacere. Perché è scritto con brio, è scritto con intelligenza, è scritto con facilità e con felicità, mi verrebbe da dire, e ci presenta delle persone reali, vive, che si muovono in un contesto, in un'ambientazione verosimile, molto plausibile. Ci troviamo in Spagna, sono gli anni 50, quindi pieno franchismo. E lì, già dalle prime pagine, ritroviamo Garrett Quirk, un anatomopatologo che è già stato il protagonista di altri 7 libri di John Banville. E quindi comincio subito con la prima domanda e gli chiedo: chi è Quirk? Oh, that's a good question. He's certainly not me. I'm quite interested in the characters surrounding Quirk. Quirk is sort of a bit of a bore to me, but his daughter Phoebe I like very much, and my agent once said to me, "I think you're in love with Phoebe," and I, without thinking, said, "No, I'm Phoebe." Allora, effettivamente devo dire che chi è Quirk? Non sono io, sicuramente no. A me interessano più forse i personaggi che girano attorno, che ruotano attorno a lui più che lui stesso, perché francamente lui è un po' noiosetto per quanto mi riguarda, io la vedo così. Invece sua figlia, Phoebe, beh, sua figlia invece mi piace tantissimo e devo dire che una volta il mio agente mi disse: "Senti, ma dimmi la verità, tu sei innamorato di Phoebe?" E io risposi proprio distinto: "No. Io non sono innamorato di Phoebe, io sono Phoebe." Beh, aggiungo io allora qualche dettaglio, perché è vero che Quirk è circondato da molti personaggi che tendono a tornare in questi libri, e potremmo dire che lui appunto è un anatomopatologo, è un detective al centro di una storia di detection, e presenta alcuni tratti tipici dell'investigatore. È un borbottone, è un tipo solitario, un tipo ombroso, ha un passato oscuro alle spalle, il vizio del bere, una moglie morta, però qui la sua vita è ravvivata, e anche il libro, dalla presenza appunto di un altro personaggio, verso il quale secondo me il signor Banville prova quantomeno affetto, che è sua moglie, la sua moglie Evelyn. Oh, yes, I'm very fond of his. I mean, Quirk is, as you say, a pathologist in Dublin. He's a man who lives among the dead.
And suddenly he's enlivened by falling in love with, I had to give him an Austrian psychiatrist to fall in love with. And they marry and they have a very, very happy marriage. Sì, effettivamente è vero, noi abbiamo Quirk che è un anatomopatologo, quindi uno che in sostanza passa la sua vita l'unico vivo in mezzo ai morti e quindi di chi si può innamorare se non scocca la scintilla un bellissimo giorno con Evelyn che assolutamente, capite il contesto, è una psichiatra, psicanalista austriaca in modo che potesse funzionare e quindi si sposano, si innamorano, vivono felici, si vogliono molto bene. And you know, the thing about Quirk is that the thing I most like about him is he's stupid like the rest of us. You know, you could not have a Sherlock Holmes, you could not have an Hercule Poirot, these are not human beings. Quirk is human. I mean, I wouldn't recognize a clue if I stumbled over it, and I think most of us wouldn't. So I like Quirk for that, that he's not an expert. He's most of the things he doesn't solve, and most of the cases that he's on, he doesn't recognize until the very end. So, as I say, I like having a human protagonist rather than a heroic, all-knowing, all-seeing detective. Such people don't exist. I've never met one. Perhaps you have. E poi assolutamente c'è un'altra cosa che devo dire, a me piace Quirk, assolutamente una delle cose che mi piace di più di Quirk è il fatto che sia un po' stupido se vogliamo, è un po' stupido come lo siamo tutti noi, che cosa voglio dire? Che un personaggio come Sherlock Holmes, come Hercule Poirot, non esistono quelle persone lì nella vita reale, perché Quirk è molto umano, è come tutti noi in sostanza, io ad esempio se mi trovassi davanti un indizio, me lo sbattessero in faccia, magari non me ne accorgerei neanche, ecco stessa cosa fa lui assolutamente, lui come dire, non è un esperto, non è uno che appunto sa cogliere magari questa sfumatura piuttosto che quell'altra, arriva la soluzione solo alla fine, ma proprio ci mette proprio il suo tempo per riuscire a capire qual è la soluzione del mistero. E quindi non è che risolva tutto su due piedi così all'improvviso, perché? Perché mi piacciono appunto le persone che sono umane e questo personaggio è molto umano appunto, non è uno di quei personaggi eroici che sanno tutto, che ci azzeccano sempre tutto, assolutamente no. Io gente così nella vita non l'ho mai incontrata, non so voi. And I would add one thing, that when I was young, when I was a teenager, I would read English detective stories. They all seemed to be written by women. Women in flowered frocks with murder in their hearts. But it was like doing a crossword puzzle or jigsaw puzzle. It was at the end of it you had this gloomy sense of why have I wasted my time solving this puzzle? I don't care who killed Professor Plum with the lead pipe in the library. I really don't care. I was glad to hear you saying that, you know, in these crime books I try to write about real people. E inoltre, ad esempio, quando ero giovane, quando ero teenager, per l'appunto, mi piaceva tantissimo leggere romanzi gialli inglesi. E sapete, i gialli inglesi, in sostanza, quelli più famosi, sono scritti da chi? Sono scritti da signore molto perspicaci, vestite molto bene, ma che hanno l'omicidio nel cuore. E cosa facevo? Leggevo queste storie che erano un po' come un puzzle, erano un po' come una sorta di cruciverba, se vogliamo, dovevi arrivare alla soluzione finale. Però detto ciò, io poi quando arrivavo alla soluzione finale mi rendevo conto che la mia domanda a quel punto era: ma perché ho perso tutto questo tempo solo per arrivare alla soluzione di questo mistero? Perché mi sono reso conto che a me quello che piaceva di queste storie non era arrivare alla soluzione del mistero, ma era incontrare queste persone, il lato umano appunto, il lato più reale, più vero di queste storie, di queste persone. Appunto, prima vi dicevo del piacere che si prova leggendo questo libro. E gran parte del piacere nella prima parte del libro deriva proprio dall'ambientazione. Siamo a San Sebastian e quindi nei Paesi Baschi e John Banville racconta, ed è una cosa difficilissima che si incontra molto di rado nei romanzi se ci pensiamo, un matrimonio felice, la complicità che c'è tra Quirk e la moglie Evelyn, e ce li mostra nella loro quotidianità. Ed è molto facile
per uno come me che non riconoscerebbe appunto un indizio, se nemmeno se ci inciampasse sopra, identificarsi con Quirk e con il suo malumore, la sua difficoltà di godersi la vacanza. La moglie, per convincerlo, gli dice: vedrai, il nord della Spagna è come il sud dell'Irlanda. Yes, Quirk's attitude to holidays is the same as mine. My old friend, late friend, the Irish playwright Brian Friel, he sent me a postcard once years ago. He was in France and he said, here for 2 weeks, one with good behavior. You get that? Yeah. So that's my attitude to holidays, and Quirk is the same. All right. Is it Brian Friel, right? Free. Okay. Sì, effettivamente devo dire che io mi rivedo molto nell'esperienza vacanziera appunto di Quirk, perché anch'io effettivamente ho lo stesso atteggiamento nei confronti delle vacanze, le vivo in maniera un po' difficile, diciamo così. Ad esempio, anni fa ricevetti una cartolina da un mio amico, Brian Freer, il quale mi scrisse una cartolina dalla Francia e mi scrisse: in vacanza in Francia per 2 settimane. Durante la prima mi comporterò bene. So yeah, I mean, Quirk is, but I went to San Sebastian. I was doing something in book fair in Bilbao, and I was staying in San Sebastian. It's quite close by, and I fell in love with the town or city or whatever it is. It's the most delightful place. And it's very odd in the. It's, you know, it's built on the sea, it's built on a bay, and the bay is shaped like a conch shell. It's called La Concha. But because it means that the waves don't, you know, on a beach, the waves run along. There, the waves, it just falls in one go. So in the hotel at night, you need the window open. It's like sleeping beside a huge, soft, comfortable animal. It just... So I fell in love with the city for that. The food is wonderful. I like the people. So I thought I'll have to send poor old Quirk down here for a little holiday. This is what I did. E devo dire che perché ho scelto questo luogo, beh, io sono stato a San Sebastian, in particolare in realtà io sono stato a Bilbao, che è poco distante, però effettivamente San Sebastian mi è sempre piaciuta tantissimo fin dal primo momento, una bellissima cittadina e graziosissima, anche un po' particolare se vogliamo, c'è il mare appunto e c'è però questa baia con questa concia appunto, che è una non è una spiaggia di quelle che uno si aspetta normalmente con le onde normali così, no, le onde lì hanno un rumore diverso perché arrivano tutto d'un colpo, quindi senti questo rumore appunto che avete potuto sentire in originale, cerchiamo di riprodurlo il meglio possibile, questo e appunto quindi quando la sera dormi nella tua camera d'albergo è come se ti cullasse un po' questo rumore di questo animale che fa questo sonnecchia, diciamo, e quindi è molto molto piacevole. In più il cibo è buono, la gente è simpatica, insomma non avevo altra scelta, ho dovuto mandare Quirk a farci una bella vacanza a San Sebastian. Peraltro ho notato che il titolo originale della versione inglese è April in Spain, quindi aprile in Spagna, ed è un titolo molto bello che in effetti già evoca sia la stagione e quindi questa vivacità, questa vita, il rumore delle onde, il vino, i ristorantini lungo il mare, la stagione e il luogo. Però poi leggendo, entrando nel libro, ci si rende conto che anche nel titolo c'è un enigma nascosto nel quale inciampa Quirk, perché April forse è una persona. E quindi ti chiedo anche, chi è April? Intesa come la donna che Quirk pensa di riconoscere. Non è uno spoiler perché lo leggete alla seconda frase del risvolto di copertina. Yes, well, from the time that I began to write crime novels, my ambition was to write a crime novel without a crime in it. And it's a little hard to explain, but this book, the plot of this book means that retrospectively I have written a crime novel without a crime in it. One of the previous ones
the corpse wasn't found, and the person whose corpse wasn't found turns up in this book. So it means the previous book had no crime in it. I'm very pleased by that. Sorry to give you such a complicated... No, it's fine, it's fine. Devo dire che quando ho cominciato a scrivere libri gialli, mi sono riproposto che un giorno sarei riuscito a scrivere una crime novel, appunto un giallo, senza crime, quindi senza che ci fosse un crimine vero e proprio commesso. Allora, effettivamente... Sono molto felice di annunciarvi che ce l'ho fatta. Perché? Perché effettivamente in un libro precedente c'era stato un crimine, ma non c'era il cadavere. Ma in questo caso non c'è il crimine, ma c'è il cadavere. E quindi in sostanza non c'è un crimine in questo libro. Che è un ottimo modo per non rispondere alla domanda su April. Yes, you notice I'm very good at evading questions. You notice that? Sono bravissimo a non rispondere alle domande, l'avete notato. I've learned this in my lifetime of watching politicians. They never answer the question they're asked. So I got very good at that. What was the question? I will rephrase it. Allora, l'ho imparato dai politici. Li osservo da anni e devo dire che loro sono dei maestri nel non rispondere alle domande. Anch'io sono diventato discretamente bravo. Cos'è che mi hai chiesto, Martino? Riformulo. A un certo punto, una sera, appunto in uno dei ristorantini dove va con la moglie, Quirk sente una voce che parla irlandese. E questa voce lo segue poi nel sonno, lo tormenta per qualche giorno, finché quando si ferisce una mano e va all'ospedale, incontra la donna che ha appunto questa voce e che a poco lui riconosce. È bello perché il riconoscimento avviene nell'arco di molte pagine. Ed è molto credibile, un po' come tutti i dettagli di questo libro. E questa persona non, apparentemente non ha nulla a che fare con lui, se non per la nazionalità. E dice di chiamarsi Angela Lawless. Ma al di là dell'identità, che quindi non vogliamo svelare, di questa donna, voglio chiedere a John Banville se questa è un'esperienza che ha incontrato nella vita, cioè quella di incontrare qualcuno che appartiene a un'altra stagione della sua vita, che appartiene a un'altra vita, al passato, e che va, come dire, e che risponde adesso a un altro nome, a un'altra identità, a un'altra storia. It's a good question. I was talking to some people yesterday about coincidence. And it's a, I'm told by people who know that there's no such thing as a coincidence. But I'll tell you a brief story that I was in Zurich about a long time ago. And I was doing a reading at the James Joyce Center in Zurich, which is run by a man called Fritz Zinn. And I did my reading one night. Next morning I was getting ready to get my flight at lunchtime. And he gave me a page from, gave me a poem by Theodore de Bonville, obviously a relative of mine in France. And in it there's a line, Les lauriers sont coupés, which is the title of a novel that Joyce said he had got the idea for a stream of consciousness from. I'll do that there. Okay. Allora, dunque, un'ottima domanda questa. Cominciamo col dire che ieri ho letto qualcosa che mi ha fatto riflettere sulla questione delle coincidenze. Secondo quelli che ne sanno di queste cose, le coincidenze non esistono. Allora, tanto adesso vi racconto però un episodio in questo senso. Tanto tempo fa ero a Zurigo, dovevo fare un intervento, partecipare ad un evento al James Joyce Center diretto da Fritz Zinn, e appunto la sera c'è stato questo evento e poi il mattino dopo io dovevo partire, insomma in attesa di partire, appunto dopo c'è stato il pranzo e mi è stato dato questa poesia di De Bonville, che Banville, de Bonville, deve essere mio parente francese ovviamente, che era appunto una poesia che in teoria aveva ispirato Joyce al flusso di coscienza. So I flew home and that afternoon in the village where I live in Ireland, a friend of mine was passing by in his car, I hadn't seen him for about 5 years, he slowed down, rolled down the window and said, I've been reading the Goncourt journals and they keep talking about Theodore de Bonville and it always reminds me of you.
I crossed the road. A woman tapped me on the shoulder and said, "My friend Fritz Zehn tells me you gave a wonderful event in Zurich last night." Oh my God. Ok. Quindi sono tornato a casa. Io abito in questo paesino fuori Dublino, in Irlanda, quindi ero lì tutto tranquillo e a un certo punto si ferma una macchina con un mio amico che non vedevo da 5 anni circa, il quale mi dice: "Sto leggendo i diari di Goncourt e devo dire che appunto ho letto questa cosa di Bonville, appunto c'è un riferimento a questa cosa di Bonville, tra l'altro mi dicono che ieri sera hai fatto uno splendido intervento all'evento di Zurigo appunto." And there's a little follow-on. About 6 months later, I was in Barcelona. I was at dinner. There were 8 of us there. 4 of them were statisticians. I told them the story and they said, "There's no such thing as coincidence." So I said, "Well, don't you think the fact that I'm telling you about a coincidence, that 4 of you are statisticians, is a coincidence?" And they said, no. Of course they're right, but... It's a good story, isn't it? Yeah. And a wonderful way to evade a question. E vi faccio una piccola postilla. 6 mesi più tardi mi trovavo a Barcellona e stavo pranzando. Al mio tavolo c'erano 4 esperti di statistica. Gli racconto questa faccenda della coincidenza così e loro mi dicono: "Ma assolutamente le coincidenze non esistono." E io dico: "Ma scusate, non vi sembra una coincidenza il fatto che io sia seduto qui con 4 esperti di statistica che mi dicono che le coincidenze non esistono? Parliamo appunto di coincidenze. Non vi sembra che sia una coincidenza interessante questa?" Insomma, io l'ho trovata una coincidenza interessante. Detto ciò, non so se avete notato, ma mi sembra di non aver risposto neanche a questa domanda. Io ho fatto questa domanda perché lo stesso John Banville ha un'altra identità. Cioè, per molti anni, lui è stato uno scrittore affermato che non aveva mai varcato la soglia del genere, non aveva mai scritto noir, non aveva mai scritto gialli. E poi, se ho fatto bene i conti, 17 anni fa, proprio mentre il suo libro, destinato poi a vincere il Booker Prize, Il mare, veniva dato alle stampe, si trovava in Italia, era marzo, e Banville ha cominciato a scrivere per divertimento, senza un piano, il primo romanzo che poi avrebbe firmato con uno pseudonimo, creando così un alter ego letterario che si chiama Benjamin Black. Yes, and when I did that, my Italian publisher took me to lunch, a very good lunch, in Florence, I think in Firenze, gave me a lot of wine to drink and said, "John, we can't have Benjamin Black in Italy. You keep your own name." So I said, yes, it's led to great confusions. Anyway, I invented Benjamin Black back then because I had written a television script that wasn't going to be made, and I hate to waste work. So I thought I will turn it into a novel, but I'd better do it under a pseudonym in case people think that it's an elaborate literary joke. Okay. Effettivamente è proprio così, anche se devo dirvi che il mio editore italiano mi portò a pranzo quando io gli dissi di questa cosa a Firenze, mi fece bere un sacco di vino e mi disse: "Qui in Italia è meglio non usarlo il tuo pseudonimo Benjamin Black." E io, un po' grazie al vino, accettai. E quindi, appunto, comunque è vero. Detto ciò, perché appunto venne alla luce Benjamin Black? Perché io avevo scritto una sceneggiatura per la televisione che però non andò mai in porto e siccome mi spiace buttar via in generale, ho deciso di riutilizzare questa sceneggiatura facendone un romanzo e poi però mi sono detto: "Usiamo uno pseudonimo perché magari sennò qualcuno può pensare che sia una sorta di, come dire, scherzo letterario, diciamo così." And then in order to write this book, I had to go back and read some previous books, and I really can't bear to read my own writing. It makes me feel physically sick. But I found a very good way to do it. I thought, I'll listen to them on audiobooks. And I did, and they were read by Timothy Dalton, who used to be a James Bond actor, and reads them beautifully. And because I
I'm an insomniac, I can't sleep. I would listen to them in the dark, and this voice reading my own book to me in the dark, I was able to stand back from them and become objective. And I thought, these are not bad at all. Why have I got a pseudonym? So that was the day I killed off my dark brother Benjamin Black. Vi racconto un'altra cosa. Per scrivere questo libro sono dovuto andarmi a rileggere i miei libri precedenti, e se c'è una cosa che mi fa stare fisicamente male, mi crea proprio una sofferenza fisica, è rileggere libri che io ho scritto in passato. Però ho trovato una soluzione per ovviare a questo problema, nel senso che ci sono gli audiolibri. Io sono perennemente insonne, quindi appunto la sera mi mettevo lì e mi ascoltavo i miei libri passati, che in inglese sono letti da Timothy Dalton, che ricorderete è stato 007 anche, no? E aveva questa voce bellissima, suadente, nel buio della notte. Io ascoltavo appunto lui che mi leggeva il mio libro, e io alla fine ho pensato: ma sai che non sono male però questi libri? E allora a quel punto ho deciso, ma me ne riapproprio io. E lì ho fatto fuori il mio fratello oscuro, Benjamin Black. Ma c'è una differenza nella scrittura quando si affronta un progetto come quello che porta il nome di Benjamin Black, o quando si scrive un libro come altri tuoi molto noti? Mi viene in mente ad esempio L'invenzione del passato, che tocca anche Torino, tra l'altro. La scrittura è la stessa o c'è un passo diverso? I tuoi libri più letterari sono quasi dei poemi in prosa, e qui invece in effetti è vero che la domanda chi è stato è secondaria, ma sicuramente c'è un plot, no? C'è una trama che muove l'azione. Oh yes, I mean, they're completely different ways of writing. I write my non-crime books very, very slowly. I'm publishing one in October in English-speaking countries, which took me five, maybe six years to write. Whereas the crime novels, I write very quickly. And real crime writers get very angry when I say this. But the point about writing crime fiction is you have to do it quickly in order to get spontaneity and the sparkle that crime fiction needs. Sì, assolutamente c'è bisogno di avere un approccio completamente diverso, perché quando ad esempio io scrivo qualcosa che non sia un romanzo giallo, procedo lentissimamente, nel senso che ad esempio adesso a ottobre sarà pubblicato in inglese un mio libro che francamente mi ha preso 5-6 anni. Quando invece scrivo un romanzo giallo ci metto molto di meno, vado molto più veloce, anche perché, per quanto sia frustrante ammetterlo, però effettivamente questa rapidità nello scrivere è fondamentale per mantenere appunto la spontaneità, per mantenere questa scintilla che rende interessante un romanzo giallo. Yeah, I mean, it might be interesting that I write my non-crime books with a fountain pen in a notebook, because I need the resistance of the paper to the pen. That gives me the right pace. I tried writing the crime novels in the beginning in the same method, but I had to change it. I now write them straight onto the screen, because it has to have speed, because that's the only way that I can get spontaneity. E devo dire che c'è un'altra differenza significativa, ovvero io quando scrivo un romanzo che non sia un romanzo giallo, scrivo con una penna stilografica sulla carta a mano, su un taccuino, insomma, sulla carta, perché questa, la resistenza della carta alla penna mi aiuta ad avere il ritmo giusto, a trovare il ritmo giusto per scrivere quello che voglio veramente scrivere. Quando ho cominciato a scrivere libri gialli avevo cominciato così, ma poi mi sono reso conto che non funzionava e sono passato direttamente al computer, allo schermo, insomma, perché appunto per mantenere questa rapidità di cui parlavo, e quindi la spontaneità, l'immediatezza. But sometimes, you know, on 3 o'clock on Tuesday afternoons, I'm tired,
if I'm writing a crime book, Danvo will lean over my shoulder and say, "That's an interesting sentence, let's stay with that." I say, "No, can't do that, just write it, leave it." And then sometimes when I'm writing a non-crime book, the former, the still living, the vampire, Benjamin Black will say, "Just tell the story and stop all this fancy stuff." E cosa succede però? Ogni tanto, magari alle 3 di pomeriggio di un martedì noioso, io sono lì che sono anche un po' stanco di scrivere e a un certo punto magari non vorrei più andare avanti, ne ho avuto abbastanza, ma appunto la vocina di Benjamin Black mi dice: "Dai, scrivi sta frase e vai avanti e via, continua, su, datti da fare." E poi cosa succede? Che a volte invece, quando scrivo i miei romanzi non gialli, di nuovo, sono lì che rifletto magari, e arriva questo vampiro di nuovo, Benjamin Black, che di nuovo mi dice: "Senti, ma perché non riprendi a scrivere la storia che stavi scrivendo, anziché stare qui a farti tutti questi pensieri, a scrivere queste cose così complicate?" A proposito di velocità, faccio ancora un paio di domande e poi vi do la parola se volete chiedere voi qualcosa. A proposito di velocità, mi viene in mente Simenon, che non a caso viene letto da Evelyn durante il romanzo, ed è questo uno di tanti segnali che l'autore ci manda. Viene citato Casablanca, Trafficanti nella notte. Per scrivere noir immagino sia necessario divorarlo, leggerlo, amarlo, oppure no? Oh yes, I mean, Simenon is... I think he's the father of me as a crime novelist, because I hadn't read him until about 20 years ago. And an English friend of mine, a philosopher, said, "You really should read Simenon," because I had thought that he was just a cheap writer, cheap fiction. But I discovered that Simenon is one of the great writers of the 20th century. Absolutely extraordinary. He would write those books in about 10 days. Every morning before he started writing, he would be sick, physically sick. The end of the day, he would be physically sick again. But he got them done in 10 days. And they are masterly, absolutely masterly fictions. And I remember reading them and thinking, this man's vocabulary is about 600 words. If he can get these effects with a simple vocabulary and straightforward plot, straightforward narrative, then I should try to do something the same. And I could never get his economy. I just finished now. One of the books, I can't remember which one starts, it says, the commuter crowd was coming out from the railway station and she was the only person walking in. And immediately you're there. Wish I could be that economical. All right. Allora, devo dire che effettivamente sì, Simenon in particolare secondo me è un po' il padre del romanzo giallo. Io vi confesso che ho cominciato a leggerlo soltanto una ventina di anni fa su consiglio di un mio amico filosofo, che mi disse: "Assolutamente devi leggerlo perché è fantastico", e io devo dire che lo liquidavo all'epoca come insomma una cosina molto banale, se vogliamo, una lettura molto leggera, e invece mi sono ricreduto, nel senso che mi sono reso conto che Simenon è uno secondo me dei più grandi scrittori di gialli di sempre, direi. E c'è un'altra cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo: il fatto che Simenon i suoi libri li scriveva in 10 giorni. Lui cominciava al mattino stando fisicamente malissimo, poi si buttava nella scrittura e quando smetteva la sera stava di nuovo fisicamente malissimo, ma in 10 giorni il libro era fatto. E tra l'altro appunto sono tutti i suoi libri assolutamente degli esercizi di maestria assolutamente totale, perché appunto questi romanzi io li vivo così, li percepisco così. E poi io mi ponevo una domanda, dicevo: ma quest'uomo utilizza un vocabolario di 600 parole
parole, più o meno, questo è il suo lessico. Come fa, mi chiedevo, ad avere un effetto così, ad avere un impatto così forte sul lettore con un vocabolario, con una scelta lessicale abbastanza limitata alla fine, e anche con delle storie, il plot famoso, la storia proprio, molto semplici se vogliamo. Allora mi sono detto, senti, ci voglio provare anch'io. E devo dire che però, confesso, io non sono mai stato in grado di essere così, parco con le parole, così sintetico e così efficace nel modo in cui scrivo. Perché ad esempio c'è un suo libro in cui lui dice molto semplicemente: la folla usciva dalla stazione e lei era l'unica persona che io vedessi. Ecco, io non riuscirei a scrivere tutta questa scena che uno sente, legge e si immagina perfettamente, io non riuscirei a scriverla con così poche parole. Tra l'altro ricordo, purtroppo non ricordo il numero esatto, ma prima di cominciare a scrivere Simenon temperava un certo numero di matite, che era sempre lo stesso tutte le volte, e alla fine dei 10 giorni le aveva esaurite tutte, perché anche lui scriveva a mano. Ho un'ultima domanda che riguarda uno dei temi di questo libro, ed è la nostra difficoltà, almeno di molti di noi, a stare nel momento e a godersi il presente per quello che offre. Quirk, lo dicevamo prima, fa fatica a stare in vacanza, a essere felice in vacanza, anche nell'apparente felicità del suo matrimonio, e gli torna in mente un monito di una suora quando andava alla scuola materna, una suora che ripeteva questo rimprovero: le risate finiranno in pianto, l'abbiamo sentito tutti, ed è una cosa che ci accompagna in realtà, no? Quando siamo poi troppo felici ci capita di dire: ma perché devo stare attento, adesso mi capiterà qualcosa di brutto. È un tratto della condizione umana o colpisce solo alcuni di noi? Well, of course it is. I mean, you know, I'm in a Catholic country, I come from a Catholic country, we're born in sin, you know, we're all going to burn forever in hell if we don't obey God's rules, all that stuff. This is pumped into us as children. I remember when I went to Eastern Europe first, before 1989, and I would be in Prague or Budapest, Poland, and this is Ireland. They have communism running their lives from the cradle to the grave. We had the church. So the church tells us, happiness is not of this world. This life is of no consequence. What is important is waiting for the next world. It took me a long time to realize this was nonsense. Mm-hmm. Beh, io vengo da un paese molto cattolico e quindi questo messaggio ci viene martellato in testa fin dall'infanzia. Voi in Italia ne saprete sicuramente qualcosa. Noi nasciamo nel peccato per poi morire all'inferno. Quindi fin da bambini ci sentiamo ripetere questa storia. Quando ad esempio prima del 1989 andavo, magari viaggiavo e mi sono recato ad esempio a Praga oppure a Budapest, insomma nella parte orientale dell'Europa, loro avevano il comunismo. Questo vuol dire che nella loro testa fin da bambini gli veniva martellato qualcos'altro. Noi avevamo la Chiesa, e la Chiesa cosa ci diceva? Ci diceva che la felicità non era di questo mondo, che tutta la nostra attenzione doveva essere puntata su quell'altro mondo, non questo appunto. E devo confessare che io ci ho messo tantissimo tempo a rendermi conto che non era affatto vero. I mean, our problem is, as we know, that we were given consciousness. We developed it. That means that we know that we're going to die. The animals, the other animals, the ones that don't have consciousness, or at least not the kind of consciousness that we have, they look at us in utter bafflement. And they say, what is wrong with these people? You know, why are they so unhappy? Why are they so stupid? Why are they running after things they can't have? Why can't they just eat a bone, a little sleep, and a bit of sex now and then, you know, and be happy? But we can't do that. So we got a great gift, but it was also a great burden.
in consciousness. Il problema ovviamente è il fatto di essere consapevoli, è la consapevolezza che ci frega, diciamo così, perché noi, a differenza degli altri animali che abitano questo mondo, noi siamo consapevoli che prima o poi ci tocca morire. Ed è qualcosa che gli altri animali che vivono su questo pianeta insieme a noi non hanno tanto, cioè non riescono a capirlo bene. Loro sono diversi, non hanno questa consapevolezza come abbiamo noi e quindi ci guardano un po' interdetti e si chiedono probabilmente ma cos'è che non va in te? Cos'è che non funziona? Perché non puoi essere felice? Perché non puoi? Perché sei così stupido e così infelice? Ma insomma, la vita è bella perché ti mangi il tuo osso, la vita è bella perché puoi dormire, la vita è bella perché puoi fare sesso. Sì, felice e basta, dov'è il problema? Non capisco. E noi però quello non riusciamo a farlo proprio perché abbiamo questa consapevolezza che è da un lato sicuramente è un grande dono, questo sì, ma dall'altro effettivamente è anche un grande fardello. My dog, very, very clever dog, when I'm reading, he comes and he sits before me and looks at me, I can see him thinking, what is he doing? How could he just sit there looking at this thing when there's a world out there that we could be running in? And we look at each other and, you know, as I say, it's a very, very intelligent creature. And we just agree that we will never understand each other. I wish I could. It might be a dog, actually. Devo dire che, ad esempio, il mio cane è molto intelligente e quando io mi siedo e leggo, lui mi viene vicino, mi guarda ed è chiaro quello che pensa. Pensa, ma come fai a stare lì seduto a leggere qualunque cosa tu stia facendo quando c'è un mondo intero dove io e te potremmo uscire, fare, divertirci, andare in giro e tu stai lì seduto a leggere, ma ti sembra una cosa da fare? Quindi ci guardiamo a un certo punto, io e il mio cane, e ci rendiamo conto, realizziamo, siamo d'accordo su questo, che io non capisco lui e lui non capisce me. E quindi è così, siamo arrivati a questa conclusione, anche se devo dire che ogni tanto mi piacerebbe essere un cane. Forse sono un cane, chi lo sa. Grazie.